Quindi continuiamo con questi esercizi in cui impariamo a scrivere ipotesi e tesi. Allora, qui ci troviamo ad avere questa proposizione che dice che le bisettrici di due angoli adiacenti sono perpendicolari. Bene, facciamo il solito giochino in cui proviamo a rileggere la proposizione con il se e l'allora. Perciò, rileggiamola. E possiamo vedere che se due angoli sono adiacenti, allora le loro bisettrici sono perpendicolari. È un po' più difficile rispetto a quelli precedenti, ma appunto individuando bene chi è il soggetto della proposizione si riesce a capire qual è l'ipotesi e qual è la tesi. Andiamo a fare il disegno, quindi prima di tutto devo disegnare i due angoli adiacenti, quindi iniziamo col disegnare questo e questo e vado a disegnare appunto i due angoli prima di tutto, quindi li indico con A. Qui ci metto B e qui ci metto C e poi vado a individuare chi sono le bisettrici. Che ricordo, le bisettrici dividono in due parti congruenti gli angoli. Quindi per comodità poi appunto di scrittura qua questo lo chiamo T e questo lo chiamo S. Ecco, iniziamo anche a prendere confidenza con il rappresentare sul disegno quelle che sono le ipotesi, ovvero il fatto che le bisettrici dividano in due parti congruenti gli angoli a cui appartengono, quindi possiamo dire che questa bisettrice divide in due parti congruenti l'angolo BOC e divide l'altra bisettrice divide in due parti congruenti l'angolo BOA. Eccolo qua. Allora, andiamo a mettere nelle ipotesi e nella tesi appunto ciò che è necessario mettere lì dentro. Quindi, come vi dicevo, proviamo a rileggere nuovamente la proposizione. Se due angoli sono adiacenti, allora le loro bisettrici sono perpendicolari. Ok? Questa è la proposizione riletta. Allora, prima cosa andiamo a inserire il fatto che i due angoli sono adiacenti. Quindi, se sono adiacenti, dobbiamo andare a appunto inserire tutte le informazioni necessarie. Quindi possiamo dire che se sono adiacenti, di sicuro devono essere consecutivi. Quindi A o B in intersezione con B o C mi darà O B semiretta. Questo è ciò che mi dice che sono consecutivi. Ma perché siano adiacenti non basta che siano consecutivi. I due lati non in comune devono di fatto trovarsi sulla stessa retta, o come dicevamo prima, devono essere due semirette opposte. Ovvero i punti A, O e C devono essere tutti e tre allineati. Quindi posso scrivere che A, O e C devono appartenere tutti e tre alla stessa retta R, o come abbiamo fatto nel video precedente, abbiamo scritto che sono allineati. Inoltre,
dobbiamo anche inserire nelle ipotesi il fatto che abbiamo chiamato le bisettrici in un certo modo, cioè il fatto che le abbiamo inserite, che le stiamo considerando. Cioè, perché questa è la parte un po' difficile da capire. Quando la proposizione parla delle bisettrici, ok, poi ci dice che sono perpendicolari, se si verifica una certa condizione, ma le stiamo in un certo senso tirando in ballo e quindi è necessario nelle ipotesi andare a inserire il fatto che AOS è congruente a SOB perché di fatto la semiretta OS è la bisettrice. Quindi, per indicare che OS e OT sono le bisettrici, utilizziamo quella che è la definizione di bisettrice, cioè il fatto che divida in due parti congruenti l'angolo. Quindi AOS congruente a SOB. E anche per l'altra, ovviamente, BOT congruente a TOC. Queste sono le due informazioni riguardo alle bisettrici. Questo completa l'ipotesi. Quindi abbiamo anche imparato come si scrive in modo formale che una semiretta è bisettrice di un angolo, utilizzando di fatto la sua definizione, cosa che faremo sempre più spesso. Infine, dobbiamo scrivere la tesi. Se ricordate, abbiamo diviso in se e allora, e l'allora era: allora le bisettrici sono perpendicolari. Molto semplicemente, andremo a scrivere che OS è perpendicolare a OB.